Oggi sono doppiamente contento perché ho in studio qui all'interno del Coffee Time una scrittrice nata a Biancavilla in provincia di Catania, ma che ha vissuto dalla parte opposta, dall'altra parte opposta, a Domodossola. Adesso è ritornata, penso probabilmente da un po' di tempo, sì. In Sicilia, è tornata a casa. A casa. Ha scritto delle cose interessantissime che tra poco andremo a presentare, però prima, intanto buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Ha già sorseggiato il primo caffè della mattina? Sì, sicuramente sì, senza quello non potrei carburare. Immagino, però più tardi ne prenderemo un altro proprio al termine del nostro programma. Volevo, ho l'imbarazzo della scelta perché ho visto il curriculum straordinario della nostra Carmen Toscano e inizio intanto a dire che il premio UNICEF è sicuramente una tappa importante, no? con il dramma Il papavero è anche un fiore. Così ci racconti questo progetto. Ho un ricordo bellissimo di questo progetto, anche perché è stata la mia prima esperienza scrittoriale, diciamo, infatti, se vogliamo, che è stata un pochettino, come dire, non causata, ma provocata da un concorso UNICEF che fu inviato in tutte le scuole italiane. Sì, e lei insegnava in quel momento. Io insegnavo in quel momento presso la scuola Luigi Sturzo di Domodossola, siamo negli anni 83. Sì, 83. Mi facevo più vecchia, invece no. Ma nell'83, lei è giovanissima e dinamica, direi. Grazie. Anche. Nell'83 insegnavo a Domodossola, appunto nella scuola media Sturzo, arrivò questo bando di concorso dell'UNICEF che appunto voleva, insomma, chiedeva che noi insegnanti sensibilizzassimo gli alunni su un tema particolare, e purtroppo la piaga della droga. Sì. E lì era già è un certo fenomeno. Poi man mano è cresciuto anche certo da noi. Ma, certo, ma partì insomma lei, da fuori, tra l'altro anche in qualità di insegnante, esatto, anche con un ruolo importante, anche con un ruolo importante. Per cui quando decisi di scrivere questo dramma, che mi venne così, Il papavero è anche in fiore, facendo l'attinenza certo col papavero eccetera, sì, la droga, una bambina di terza media mi disse: prof, io voglio essere la protagonista del dramma. E da lì io ho detto l'idea. Perché? Perché mia mamma è in carcere per uso di droga e spaccio. E da lì è quindi rimasi tutto proprio, e da lì partì tutta la mia esperienza. Fu premiato a grado, sì, questo dramma, sì, e fu una mia grande soddisfazione. E da lì questo è il primo approccio di tanti, perché poi c'è il premio di menzione tanti d'onore con un, sì, con una narrativa, sì, un racconto Amore, sì, per procura. Amore per procura. Amore per procura è un po', come dire, fa parte dei miei ricordi da quasi direi da bambina, perché io scrivendo che cosa ho fatto? Ho fatto una operazione di, come dire, di tornare un flashback nel mio passato, e alla memoria sono tornati indietro, sono riemersi tutti i ricordi e i fatti, gli accadimenti che io vedevo e osservavo sia nel parentado e sia presso le amicizie. Così sentì parlare fin da subito che in Italia verso gli anni 50 era in uso il matrimonio per procura. Sì, sì. Episodio particolare che avvenne, un film famoso di Alberto Sordi, è perfetto, che io ho visto, certo, ma che io fu un fatto vissuto, non da me chiaramente, però nel parentado successe questa cosa, e ho raccontato con tanta, come dire, con tanto fremito e con tanto interesse questa storia che ho vissuto in prima persona. Quindi racconti ed è stato premiato. I racconti sono diciamo vita quotidiana a tutti gli effetti. Tutti i miei racconti sono allacciati a fatti veri di cronaca, come l'ultimo che sto scrivendo, che è un po' delicato e particolare, su un omicidio che è accaduto addirittura dalle nostre parti. Bene, sì. Io adesso ho altri due libri che tra poco andrò a presentare, sì, suoi, molto, sì, interessanti. L'ultimo, sì, mi piace molto La foto, perché parla di sua nonna, no? Nonna Maria. Lei, mia nonna Maria, che è un po' l'ispiratrice di ogni mia, come di mia, o di ogni mia nota. Allora, ritornando alla nostra Carmen Toscano, Alla ricerca del mio mondo interiore, questo è uno dei primi due libri, sì, che adesso andremo a presentare, e lì parliamo di emozioni, come dice il titolo, in rime. Esatto. Allora, io ho fatto un po' un'operazione alla Proust,
alla Marcel Proust. Lui è andato alla ricerca, alla recherche du temps perdu. Io sono andata alla ricerca delle mie emozioni, delle mie paure, delle mie fragilità, del mio mondo interiore. Lì ho scoperchiato, come dire, una sorta di baule fuligginoso che ho potuto fare soltanto quando sono andata in pensione dal liceo classico di Adrano, dove insegnavo, e che per varie ragioni avrei potuto ancora permanere lì, non dico perché sono ancora giovane, ma perché in effetti avevo problemi familiari di natura, non sto a dirle comunque di natura seria, e per cui mi hanno obbligato a lasciare la scuola. Per riallacciarmi e per vivere il rapporto con la scuola e con la cultura, ho voluto immergermi nel mondo della poesia, che è stata infatti quella che mi ha ispirato mia nonna. Quasi una parentesi, anche, quasi una parentesi. Chiaramente sì. Lei nasce scrittrice di narrativa, di esatto, drammi. Esatto, di drammi, e non so perché, ma probabilmente devo anche ringraziare due carissimi amici, sì, scrittori, tra cui Maricla Di Dio, che è una bella scrittrice di respiro nazionale, vincitrice di molti concorsi, e un caro amico che è morto e deceduto in questi giorni, Stefano Motta di Biancavilla, che mi diceva sempre: scoperchia questa tua, tira fuori, perché tu hai tante cose dentro. Ed è riuscita a tirare fuori appunto delle rime, ecco, emozionanti. Sì, emozionanti. Vedevo un lampione nel paese e pensavo: cosa c'era dietro questo lampione? Quanti fatti si sono, come dire, succeduti sotto questo lampione, questo lampioncino con la sua fioca luce durante le sere infernali? Che può raccontare giustamente tante cose. Che può raccontare tante storie, persino addirittura di fatti criminosi. Addirittura. Ecco forse l'idea di scrivere un giallo. Un giallo, sì. Esatto. Allora, invece parliamo di questa ultima opera, eccola qui, si chiama Mia nonna Maria. Mia nonna Maria. Ci sarà una storia. Sicuramente, con questa nonna. C'è un nesso molto particolare. Mia nonna Maria, intanto io devo ringraziare, ed è la nonna di cui dico io in una poesia che dedico a lei, mia nonna Maria. Incominciavo così ogni mattina la sua tiritera, c'era una volta una regina che invaghito, eccetera, eccetera, insomma io scrivo su di lei, perché fu proprio lei a farmi amare la poesia, come dico in una rima. Perché lei, fin da bambina, generalmente oggi si regalano giocattoli, dolcetti, eccetera, mia nonna, se volessi o no, mi regalava sempre solo libri. Ah, che bello! Allora, questi libri chiaramente io mi appassionai talmente che per me un foglio di giornale buttato andava sprecato, prima lo dovevo leggere. E fu perché mi affezionai molto, diciamo, alla lettura, all'approfondimento. Cosa succede? Che mia nonna, a chi provenisse, diciamo, da chi provenisse questa passione di nonna Maria, si è spiegato anche perché era la sorellastra di un poeta biancavillese di nome Antonio Bruno, il quale può essere non considerato nel libro, chiaramente è un saggio biografia, sì, perché è un pretesto mia nonna Maria per arrivare a parlare delle opere di Antonio Bruno. Antonio Bruno, per quei pochi che non lo sapessero, è uno scrittore che può essere considerato non da me ma dalla cultura, sì, ufficiale, sì, il capostipite del futurismo siciliano, perché fondò insieme a Giuseppe Villaroel una rivista letteraria chiamata appunto Pickwick. Starei ore ad ascoltarla, devo dire che lei è una fucina, è un baule, come ha detto lei, di notizie, sì, sì, e poi le racconti in maniera così fiabesca che veramente... Mi fa piacere ascoltarla. Allora, ricordiamo che questo libro, La Ruffa Editore, La Ruffa Editore è già presso tutti... Cavallotto, Corso Sicilia. Bene, 91, questo libro. Il 13 agosto è stato pubblicato, è presente anche nella cartolibreria Il Pastello Biancavilla. Bene. È stato presentato a Villa delle Favare, è stato presentato a Santa Teresa Riva, è stato presentato ad Adrano. Beh, a Palazzo ed è stato Bianchi, presentato anche questa mattina, è stato nel presentato Coffee al Coffee Time, insomma, di cui ringrazio tanto. Siamo contenti di averla ospitato, sì. Carmen Toscano, vedo che lei mette questa sua energia, questa sua emozione anche nelle parole, e poi, sì, le trascrive attraverso i suoi libri in maniera
sì, in maniera splendida. Grazie. Vi auguriamo un 2016 ricco di successi. Ancora un secondo? E possibilmente... Sì, vorrei aggiungere una cosa, sì, che fra tutte le mie varie attività, sì, ce n'è un'altra un po' rombolante. Mi sorprende quella sempre della, di più. La musica. Ah. La musica. Allora, da un paio d'anni, insieme a un gruppo di amici, abbiamo rifondato, sì, il Jazz Club di Biancavilla, presso cui sono passati... Non è una donna normale, non è una donna normale. Non dico artisti, i maggiori artisti, veramente, anche di fama mondiale, per cui sì. Di poesia, per cui, scrittura, musica. Chi più ne ha più ne metta. Esatto, e per cui giorno 30 gennaio presso il rinato, sì, Jazz Music Club, che io ho voluto chiamare così, sì, avremo ospite il maestro professore Agatino Scuderi del Conservatorio di Catania con un trio di chitarre ed eseguiranno le musiche cilene, con la partecipazione di Carla Basile, soprano. Per cui io invito veramente tanti amici a partecipare. Faccio questo annuncio, perché l'ho voluto fare. Piace. Ecco, pensavo che mi potesse piacere. Non era per niente preparato e quindi mi sorprende ancora sempre di più la poliedricità di questa figura che questa mattina è venuta a trovarci. Grazie. Nel nostro Coffee Time. Auguri allora di comunque successi. Grazie. Su successi. Assolutamente grazie. Sì, grazie Carmen davvero. Toscano all'interno del nostro Coffee Time.